Dov'era e cosa ricorda dell'11 settembre del 2001? Dopo il giorno lui in realtà era rientrato da un lungo viaggio la notte prima, il 10 settembre, e la mattina è andato in un ufficio che è appunto poco distante da dove vive e ha ricevuto una telefonata dicendo: non puoi immaginare quello che sta accadendo, World Trade Center, appunto le Torri Gemelle sono praticamente infuocate, sono appunto... Lui ha aperto la finestra e letteralmente ha visto quello che stava accadendo di fronte ai suoi occhi, quindi è praticamente salito in cima al tetto e da lì ha cominciato a fotografare. La prima torre è caduta, poi è caduta anche la seconda e pensava appunto che il mondo fosse finito praticamente, quindi tutto il giorno ha continuato a fotografare fino alla notte, poi la mattina seguente è andato letteralmente lì nel luogo a fotografare queste rovine, ha continuato a farlo fino a quando la polizia proprio l'ha portato via con forza perché doveva andare via da quel luogo. Back again to continue to photograph until eventually the police came.